Ciao, oggi parliamo di cosa mangiare fuori casa, se hai il diabete, puoi, non puoi, cosa fare, cosa non fare, eventuali crisi mentali che ci facciamo noi diabetici. Ma prima ti ricordo che io sono Emanuele, sono studente di medicina al terzo anno, purtroppo, cioè purtroppo perché me ne restano altri tre, ed è una strada lunga in salita verso questa lunga agonia che si chiama laurea, e sono diabetico da più di 15 anni. Diabetico di tipo 1. Ora vediamo quello che è l'argomento del video, ovvero cosa mangiare fuori casa. Questo lo posso mangiare, non lo posso mangiare, cosa fare, mi alza troppo la glicemia, ma c'è i conservanti, non c'è i conservanti, c'è troppo zucchero, c'è troppi grassi, bla bla bla. Ora, i principi valgono quelli che valgono per le persone normali, ovvero poi cosa puoi mangiare, qualora tu non presentassi allergie puoi mangiare tutto. Tutto cosa significa? Il salame lo puoi mangiare? Sì. Il Twix lo puoi mangiare? Sì. Il Mars lo puoi mangiare? Sì. Il gelato lo puoi mangiare? Sì. Il McDonald's lo puoi mangiare? Sì. Qualsiasi roba tu voglia puoi mangiare. Ok, benissimo. Ora sappiamo però che alimenti come ad esempio un gelato piuttosto che un McDonald's, ecco, non sono la cosa più indicata per la glicemia, ma non è che uno se ne deve privare allora, perché è diabetico. Devi diventare tipo la pizza, che non è che la mangi tutte le sere, la mangerai tipo una volta a settimana, ok? Qualora quindi diventi così, allora significa che tu puoi andare a fare aperitivo senza farti troppi problemi, perché devi viverla, tra virgolette, a mo' di dieta. Ovvero, chiunque sia andato a nutrizionista si sarà sentito dire molto probabilmente, se il nutrizionista non è un criminale, ma è una persona che ha un minimo di capessa, ti avrei detto che comunque tu non è che ti puoi limitare a tutte le cose che mangi, o se esci e gli hai i tuoi amici si prendono la pizza, tu ti mangi l'insalata, ok? Questa roba non esiste. Per cui, se tu esci anche tu ti mangi la pizza, ma invece di bere la Coca-Cola ti berrai l'acqua, ok? Sono queste cose base qua. Invece di aggiungere il prosciutto, magari ti mangi la margherita, se proprio, ok? Eviti di mangiarti le patatine fritte, se proprio. Però non è che è quella la singola differenza. Poi, certo, quella roba lì alza la glicemia, nessuno dice di no. Però l'idea deve essere che tu non è che devi vivere con le costrizioni mentali, perché, oddio, se mangio questo, domani sono morto, perché non è così, ok? Sarebbe solo una privazione inutile. Al fine poi di quello che sono la corretta gestione delle glicemie all'interno di quello che può essere l'intera giornata. Ok, anche perché ci sono tanti metodi per evitare che la glicemia poi si alzi. Ti faccio esempio: se tu vai a mangiare la pizza, magari puoi andare a correre prima di cena. Esempio banale, ok? Esempio un po' stupido, oppure puoi mangiare di meno i pasti precedenti se tu non hai il tempo per andare a correre. Oppure puoi eventualmente fare entrambe le cose, puoi mangiare più verdura. Più fibre, in modo che ti senti più pieno e mangi di meno, puoi bere più acqua, per cui sei più sazio e eviti di mangiare. Cioè, ci sono tante strategie per evitare fine poi di mangiare meno, evitare di mangiare porcate quando sei fuori di casa. Però l'idea che deve passare è che non è che tu non puoi mangiare qualcosa fuori di casa, tu puoi mangiare tutto quello che vuoi e che hai voglia. Cioè, non è che vai il poké non lo mangi, o vai il sushi non lo mangi, capito? Vai, lo mangi. Sai qual è la situazione se mangi il sushi, dato che il riso lì viene impastato con lo zucchero, però non significa che tu non ci vai, sai, prendi le tue precauzioni e ci si adegua. Inoltre poi deve essere, come dicevo prima, visto in un'idea di, tra virgolette, dieta, cioè non è che tu, come dicevo prima, ti mangi la pizza tutti i giorni, ma come non ti mangi la pizza tutti i giorni, non sei tutti i pomeriggi a fare aperitivo, non sei tutti i pomeriggi dal McDonald's, eccetera, 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 quindi quella volta che vai puoi permetterti di mangiare proprio perché tutte le altre volte sei rimasto costante e la tua glicemia è rimasta corretta. Poi, ovviamente, quando si va, serve anche prendere le giuste precauzioni, come ho detto prima. Ora, sicuramente c'è dei cibi che fanno più bene rispetto ad altri. Ovviamente, se tu vai fuori di casa e a merenda sei indeciso tra bere il caffè o prenderti il Twix, ecco, diciamo che tra le due cose penso che sia più chiaro che il caffè faccia meno male del Twix. Ma qualora tu volessi il Twix lo puoi prendere. Ok? Spero che si sia capita questa cosa. Per quanto riguarda l'esempio di quello che lo puoi mangiare una volta a settimana, ho fatto l'esempio della pizza perché per me è la pizza il grosso sgarro che faccio io. Cioè, una volta a settimana io mi mangio la pizza, in genere o il sabato o la domenica, e pace. Poi, nel senso, so che la glicemia si alzerà se prendo le precauzioni, magari durante il giorno vado via in bici, io facevo ciclismo, vado a correre, mangio di meno i pasti precedenti, mangio più verdura, bevo più acqua. Cioè, sono una serie di cose che si possono fare per evitare appunto che la glicemia invece di andare a 4000 si vada solo a 250, ok? Ora, tenerla giusta è impossibile, per cui cerchiamo di fare il possibile nei livelli di sanità mentale.
Anche perché poi lo stress alza la glicemia, perché se ti stressi a seguire la glicemia sei punto a capo, perché tanto si alza per via del cortisolo. Quello che ti ho appena detto fa parte di un video che ti racconterò più avanti, per gli sbalzi ormonali, come influiscono sulle glicemie e sul diabete, ma uscirà più avanti. Ora, questo video è corto, lo so, ma serviva semplicemente per dirti: vai, esci fuori, vai fare aperitivo, mangia, sfondati di quello che vuoi. No, sfondati di quello che vuoi, no, però non aver paura, non farti fisime quando sei fuori di casa a mangiare, se vuoi mangiarti il gelato al mare d'estate, eccetera, eccetera. Ok? Ecco, io ho detto quello che dovevo dire. Ti ricordi di iscriverti al canale, di guardarti i vecchi video, perché puoi trovare informazioni riguardanti la dieta, lo sport, la gestione delle glicemie, o informazioni riguardanti i sensori o come risolvere i problemi di alcuni sensori. Ti ricordo che puoi lasciare un mi piace e commentare qua sotto riguardando o dubbi, domande, perplessità riguardo questo video o informazioni che tu vorresti ricevere riguardanti futuri video o magari ti piacerebbe avere qualche video in particolare. Ti basta scrivere qua sotto nei commenti. Io ti do tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!